E storia fu. Festa grande per il Palermiti, anzi per la polisportiva Palermiti, che con una giornata di anticipo raggiunge la promozione in prima categoria. Festa grande per il direttivo, con a capo il presidente Truglia, per tutti i giocatori, per il tecnico mister Maurizio D'Amico, collaborato da Luigi Brunetti per quanto riguarda la preparazione dei portieri, ma festa grande anche per i tifosi, perché hanno seguito questa squadra per tutto l'arco del campionato e che spesso in trasferta addirittura erano più numerosi dei tifosi delle squadre di casa. È una festa grandissima perché, come si diceva, è storia, perché per il Palermiti è la prima volta che la squadra riesce ad arrivare in prima categoria. E per una comunità piccola come quella del paese delle Preserre, appena 1000 abitanti circa, con diverse squadre che certamente, paesi che certamente hanno dei potenziali maggiori, è riuscita questa squadra a dominare un campionato. C'è stato tutto un susseguirsi di risultati positivi, addirittura il Palermiti possiamo dire che conta su 21 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con nessuna sconfitta in trasferta e 2 sconfitte in casa, particolarmente in quelle con Le Castella e la Marri. È proprio Le Castella che è stata la squadra seconda in classifica. A questa squadra bisogna dare certamente gli onori del gioco, dell'aver perso questo campionato, probabilmente nel momento in cui forse si era illuso di poter davvero vincerlo a man bassa, perché alla fine del girone di andata Le Castella andava a vincere a Palermiti per 5-2 e aveva 3 punti di vantaggio sulla seconda appunto in classifica. Poi nello spazio di 3 giornate 2 pareggi hanno consentito alla squadra palermitese di riscavalcare Le Castella e con 8 vittorie consecutive poi di raccogliere quei punti che sono stati necessari tanto da portare alla vittoria anticipata del campionato. Una cavalcata bellissima, una cavalcata tanto è vero che dobbiamo ricordarlo, il Palermiti ha il migliore attacco, la migliore difesa, il miglior bomber, Marino ancora in gol oggi per la 29esima volta, e poco ci è mancato che facesse anche il 30esimo di gol proprio sul finale di partita. Se per venire alla partita di oggi contro il Real Cropani, certamente la squadra ospite aveva la speranza di poter raccogliere un punticino, anche se a conti già fatti probabilmente non servono, perché il Real Cropani è già salvo, però ha venduto caro la pelle, tant'è vero che ci è voluto il 72esimo per il Palermiti per arrivare al gol del vantaggio con un bel colpo di testa del, proprio come dicevamo prima, del suo bomber Fabio Marino. E allora il campionato a questo punto si chiuderà domenica prossima, proprio con la partita tra Le Castella e Palermiti, e potrebbe essere festa per entrambe, perché certamente Le Castella non dovrà giocare la prima semifinale playoff, perché è la quinta in classifica attualmente e definitivamente ormai l'Accademia di Girifalco ha ben 17 punti di distacco, quindi questa gara non si farà. È definito tutto quanto anche per quanto riguarda la terza e la quarta, perché la Sersalese ha vinto e mentre Pedrona è stato sconfitto in casa proprio dalle Castelle, quindi ha portato a 5 punti di vantaggio, e quindi le posizioni ormai sono consolidate: Polisportiva Palermiti prima, Le Castella seconda, Sersalese terza, Pedrona quarta e Accademia Girifalco quinta. Quindi l'unico playoff che si dovrà giocare è appunto Sersalese-Pedrona. Un po' più complicata in coda, perché purtroppo dobbiamo segnalare e dire della retrocessione ormai certa dello Squillace, è durata soltanto un anno la squadra di Squillace in seconda categoria, ma per il resto, per le altre 4 squadre che dovranno lottare per un'ulteriore retrocessione, ricordiamo che solo un'altra scenderà, c'è un po' qualcosa di particolare, perché proprio domenica prossima c'è un Nuova Valle a Marone, cioè due squadre
squadre vicinissime, ma che giocano oltretutto sullo stesso campo, perché la Marone gioca pure a Valle Fiorita le proprie partite interne, e quindi qui si dovrà decidere la posizione delle squadre. Certamente la Marone non potrà essere raggiunta dalla Nuova Valle, però potrebbe essere anche raggiunto dallo Sporting Caccuri, però sono dei conti abbastanza complicati, mentre il Real Giano, che ha vinto la sua partita della domenica, che ha raggiunto in terza, penultima posizione proprio la Nuova Valle a 21 punti entrambe, Real Giano che dovrà invece farsi giocare la partita in campo esterno contro il Real Cropani, che definirà questa partita lo scontro diretto tra le due, se eventualmente dovesse succedere che Real Cropani viene raggiunto dalla Marone, ma è in vantaggio, quindi probabilmente il Real Cropani anzi sicuramente è salvo. Quindi tra Marone, Sporting Caccuri, Real Giano e Nuova Valle si dovrà stabilire la griglia per i play-out, per poi definire tra le perdenti anche l'ulteriore seconda retrocessione.